tanto quando la vita mi schiaccia troppo le spalle, ritorno qui, mi siedo in questa panchina e mi riscopro bambina. Rivivo quel profumo di pietanze succulente, ovviamente povere, che invadevano l'intero quartiere. In quella porta viveva l'amica di mia madre, la chiamavano Gazzettino. Già, prima che le notizie uscissero sui giornali, si dice che passassero da lei. Fu la prima a dire a mia madre: «Bella mia, tua figlia è spericolata, una maschiaccia, corre in Vespa!» Ma che cosa c'era di male? Esplorare il quartiere su quel rottame con il mio compagno di classe! Peccato che Gazzettino non abbia mai detto che le corse le organizzava sua figlia e le Vespe le truccava suo figlio. Ma che siamo a teatro? Oppure ho sbagliato stanza? Cracò è mia figlia. Domani ho la recita a scuola e ho voluto fare è una prova. È più bella della mamma. Che? Non ti piace il teatro? No, io amo il teatro. Io senza teatro non posso vivere. Anzi, sai che ti dico bello? Ti do sto polpettone di questo libro, tu te lo leggi e quando hai finito mi dai 5 euro. Perché oggi fanno tutti i libri, tutti scrittori sono. Si fanno i libri, poi fanno conferenze stampe, presentazione dei libri, invitano parenti e amici e ci un po' petto lo sto libro di 10 euro. E io oggi, 10 euro, tu leggi 10 euro e poi me lo do 5 euro. Ma Cracò, lo sai come vanno queste cose? Tu perché ci vai? Io non ci vado mai. E fai bene, la prima volta no, la seconda volta no, la terza volta no, questa è una prova che non ci voglio dire. Siamo giornalisti di paese. Oh, in questa redazione c'è un fotografo. Ah, non sei nervoso? Non è che sono nervoso. Volevo l'occhietto, sono stato che c'è un po' d'oro. Perché voglio andare all'aria aperta. Qualcuno libero? Ok. Sta arrivando. Eccomi, io sono libero. E tu chi sei? Sono Esther Condorelli, la fotografa. Vengo da Milano. Malano, malano? No, le mie origini sono siciliane. Ecco, e qui ci sono cambiamenti, rinnovamenti in questa redazione e io non so niente. E vabbè, Cracò, la prossima volta ti ho un telegramma prima. Sì, però lo spirito tu, però. Perché non ti piace la milanese? Lo spirito tu, chi è tuo impiegato milanese? Allora, fai la cosa, prendi il cannone che ti aspetto sotto, E dove andiamo? Al bar, ti mangiamo un bel babà, ti piace un babà? Ti piace. E allora, calma, va bene. Ok popolo, io ti saluto perché io me la vado a prendere l'aria fresca mentre voi siete tutti imboscati, muriti di cavolo. Ciao, ciao. Bene, bene. Allora, vedi che ti aspetto stasera. Vediamo. Intanto, guarda, ti voglio presentare una che ha tutti i numeri. Posso? Dai, guardala. Samantha, vieni. Guarda che bello come sa tira sta piccerina. Vieni a che gioia, guarda. Che può fare da grande? Un cinema. Dottora, vadassi. No, perché mia figlia mi ha tutto il numero, vado sì che bella. A tutto, non ce ne manca manco uno, ma faccia sta foto, va. Alla signorina cucina, ma poi piglia il tuo colotto. Arrivederci, fammi bagnare il pane, ma cucina. Muoviti, diresti, muovete buono. Anche già. Attento che si rompe sta caduta. Sono Cracò, assessore. Mi dica. Certo. Sì, dettasse. Sì, aspetta un momento, assessore. Dica. Sì.
Ah, va bene, assessore, dai, gli metto una foto sul repertorio, va bene. Arrivederci, arrivederci. Greco, ma che fa? Ma quale interviste le fate così? Io sono un giornalista di paese. Un paese era così. Hai sete? Sì. E andiamo a bere qualcosa, va? No, perché vedi, un paese, un giornalista, non è come la città. Oggi è così difficile fare giornalista, con tutta questa tecnologia, non mi abituerò mai. Amore mio, ci sono i nostri amici. Ma prendete qualcosa, abbiamo qualcosa insieme. Fa sempre così, anche quando siamo a casa. Noi entriamo e loro escono. Io e mio fratello, non vi vediamo mai. Papà guadagna dei soldini per farvi stare bene, per darvi un buon onore di vita. Bravi, bravi. Lo fate per noi, dite. Piuttosto, lo fate per la villa al mare, la barca, i viaggi, le cene con gli amici, eccetera, eccetera. Io e mio fratello preferiremmo che voi guadagneste meno ed avere un padre e una madre più presenti. Mia sorella ha ragione, anch'io preferirei che voi guadagnaste meno. Tutto suo padre. Sì, tutto suo padre. Ma hai visto quella ragazza? Come ha risposto ai suoi genitori? Eppure non gli manca nulla, ma non è felice. Ma secondo te cosa gli manca? I genitori. E l'amore non si compra col denaro. Ce ne andiamo? Andiamo, andiamo. Guarda, se è fatto tardi, domani è un'altra giornata, dai. Andiamo. Non ne posso più di rubare tutti i giorni i soldi miei genitori e poi basta, sei e siete bulletti da strapazzo. Avete sentito? Noi bulli da strapazzo. Dammi il tuo cellulare e stai zitto. Altrimenti faremo vedere a tutti. Potremo metterlo in rete. Non mi fate paura, domani a scuola racconterò a tutti che siete cretini e dopo vado dal preside dei miei. Senti. I nostri genitori sono persone importanti, capito? Persone importanti. Mentre voi non siete nessuno. Tu sei un cretino. Non mi fai paura. Oh, io non ne voglio sapere niente. Se sono i miei, mi fanno un casino. Ma siete cretini? La volete lasciare in pace? Domani a scuola. Ci penso io. Oh, ma che combini? Non ci esco più con te. Ehi, ma sei matto? Ti sembra questo il modo di trattare le cose? Prof, siamo fuori dalla scuola, dirò a mio padre che mi ha dato del matto. Ma tu sei fuori di testa, vai, va là. Caro collega, ai miei tempi c'era la bacchetta. Zaccati e risolveva tutto. Oggi hanno il cellulare. Presi dai suoi tempi, oggi se sbaglio a parlare mi arrestano. Professore, mi scusi, me lo fa questo conto? Certo, allora dunque, questo conto fa 13.000 euro.
13.000 euro. 13.000 euro di cellulare. E noi pensionati non arriviamo a fine mese. Buongiorno Greco. Dottor Greco, sono laureato, dottor Greco. Ha preso il caffè? Già fatto, già fatto. Okay. Oggi che si fa? Oggi facciamo, andiamo a scuola. Sì, sì, pronto? Sono io, c'è il dottor Greco. Chi è? Ah sì, dimmi, quando? Adesso? Dove lì? Sì, 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 stiamo arrivando. È successo qualcosa? Sarà cambiato. Vado, vado, vado. Papà di quel moccioso lo conosco, è un mio carissimo amico, è una persona rispettabile. E ora che fai, non scrivi nulla? No, anzi, queste cose che mi fanno arrabbiare. Perché capisci? Perché meglio stanno, è più casini sei con me. Appena torno a casa, i genitori sanno io loro qualcosa cosa con me, dici no, sono gli altri che mi hanno contrazionato. Ma perché, secondo te non sanno nulla? Fanno finta di non sapere nulla, hai capito? Appena loro sanno che... i loro figli che cosa ci combinano fuori. E là, le solite cretinate. Sono là, ti hanno raccinato. Andiamo a giornale a scrivere il pezzo, va. Ma i rispetti, i valori, dove sono andati a finire? Beh, io penso che il disagio dei ragazzi, cara S, è il disagio degli adulti. Oggi molti genitori possono essere amici dei figli. Una volta o padre, era padre. Come dire, a casa allineati e coperti. E fuori, c'è il brano. Amoni, no? Sì, secondo me lo possiamo lasciare in prima pagina questo articolo. Lo mettiamo in apertura e siamo a posto. Scusa un attimo. Buonasera. Buonasera. Piacere. Buonasera. Buonasera. Io sono il vice direttore Salvo Reitano, prego. Avevamo una storia molto importante da raccontare. Sì, se potete ascoltarci. Adesso abbiamo un collega, prego, accomodatevi. Sì, grazie. Prego, prego. Dovete solo attendere un attimo. Grazie. Greco, la tua stanza. Greco, sono ragazzate. Lo sai che risalire a me è facilissimo. Sono un onorevole. Questo è un momento delicato della mia vita. Un momento storico. La gente mi ha votato, mi ama. Lo sai come sono i politici. E poi, in nome della nostra buona amicizia, non scrivere nulla, ti prego. Non scrivere nulla! Sei un egoista. Onorevole, sei un egoista. Invece di pensare a tuo figlio, non tu pensi più alla tua carriera. Perché se tu pensassi più a tuo figlio, oggi tu non saresti qui. Scusami.
Io sono un giornalista. Ho l'obbligo di scrivere e informare. Giornalaio. Onorevole. Onorevole, forse non lo sa, questa si chiama libertà di stampa. Questa si chiama libertà di stampa. Forse lei l'ha dimenticato, eh? Stronzo. Mua, belli amici hai, Greco. Per fortuna che non viene mai. Adesso questi giornali chi li raccoglie? Queste foto, ci sono queste foto? Arrivano queste foto o no? Ecco che foto, queste foto, avanti. Che cos'è questa foto? Che cos'è? È brutta, non mi piace. Dai, amore, ti piace il canone. Paolo, non è il caso di arrabbiarsi. Perché si sta arrabbiando? Sto dicendo a lei di piare il canone e uscire da questa stanza. Ma dove dobbiamo andare? Tardi. Ma pensi che succeda qualcosa a quest'ora? Succede sempre qualcosa. Amore. Hai capito? Mi piace arrabbiare. Ma lo sai come sono ignorante. Lo so, ma io non capisco. Scusatemi. Siete voi che avete una storia bella da raccontare. Ah sì, sì, abbiamo una storia molto molto interessante. Sì, sì, molto, sì, molto. Sì. C'hanno una storia interessante. Vediamo chi c'è libero. Vediamo chi c'è libero. Ah, ecco questi, diciamo. Allora, sì, ragazzi, lei ci piacciono a lei, collega di Mangiapane. C'è una coppia che hanno una storia da raccontare. A te le storie ci piacciono, collega. Sì, sì, fallo entrare. Non ti preoccupare. Prego, 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 prego. Ah, assessore. Ma che fa? Non mi ha mandato il comunicato stampa, l'email. L'ho inviato. Quando? L'ho inviato stamattina. Ma non ho ricevuto nulla. E la rinviamo domani. Ah, ti raccomando, ci conto. Tranquillo. Signor sindaco. Buonasera a lei. Un'intervista, come lo possiamo fare? Quando vuoi. Allora domani faccio una telefonata. Ti fai una telefonata e facciamo una, due interviste, tre interviste, quello che vuoi. Ma così. Facciamo una foto per il giornale. Grazie signor sindaco. A disposizione, ci sentiamo. Arrivederci, ciao. Ci vediamo, ci vediamo assessore. Forse è una cosa buona. Io avevo 3 mesi che mi danno l'intervista. Io ogni volta ci dico, vai l'intervista e scappa. A chi? Nabbè, com'è? Hai capito il sindaco? Ma è una cosa allucinante, è una così, senza fare ciao, così. Ciao, Greco. Ah, ciao. Ti posso presentare un'amica mia di Bologna? Ah, piacere, piacere, piacere. Allora fai una cosa, mandami un comunicato là. Dove te lo mando? In redazione? No, a tabacchino. A redazione, non mi manda, faccio una foto, fammi un po' pure, va. Non mi manda all'attivo. Una buona. A farmacia. Ma tutta a me mi capita, non mi manda la ragazza. Greco? Dottor Greco. Prego, cosa desidera? Fagli il solito al dottore. Per me non c'è quella. Ah, scusa. Oh, ciao. Ciao. Ti posso presentare la mia amica? Piacere. Il suo sogno, immagino che avrà un sogno lei. Capodomodella. A capodomodella. Nessuno ormai fa la segretaria. Capito? E comunque ragazze, ricordatevi che aiutare il prossimo è la cosa più importante del mondo. Prof, queste uscite, facciamole spesso. Che bello, non mi era mai capitato di uscire con una prof. Ma perché non tutte le prof sono come me? Sono veramente felice di essere qui. E per fortuna non siamo a scuola, perché vestite così lo sapete che non vi avrei fatto entrare. Però quello che conta è che quello che abbiamo studiato quest'anno lo avete capito veramente bene. La solidarietà è la cosa più importante. Giusto, prof. Brava, è molto importante aiutare gli altri. Ha ragione, prof, in questo momento nel mondo c'è veramente bisogno di solidarietà. Già, specialmente in questo momento, hai proprio ragione. Oh, prof, aiutare il prossimo è sempre stato il mio sogno. Oh, ma bravo, la mia croce rossina! Ma dobbiamo aiutare sempre tutti oppure anche se non abbiamo qualcosa in cambio? Come non hai niente in cambio? Non avrete mai niente in cambio, non vi dovete aspettare niente, se non al massimo un sorriso. Ma quel sorriso
vi riscalderà il cuore per tutta la vita. Ciao Paolo. Ragazze, un mio carissimo amico giornalista. Stavo prendendo il caffè e vi ho sentito. Siete la parte sana di questa nazione. Crescete così, perché è importante la solidarietà, è importante stare bene insieme, socializzare, è l'importante non combinare mai casini. È vero, dottore? Bellissimo. Io facendo un giornalista ormai. Dai, facciamo una foto. Fai una foto, dai. Cheese? Questa notte il branco è pericoloso. Non hanno neanche rispetto per il prossimo. Andiamo a sederci, va. Carlo, mi sto annoiando. Che si fa? Facciamo qualcosa di più trasgressivo. Facciamo una rapina? Anche se ci arrestano? Ragazzi di famiglia per bene rubano per noia. Diventiamo famosi. Tutte le TV parleranno di noi. Volete sta zitti? Ragazzi, ci sono i barboni, ci divertiamo? Sì! Fermatevi! Ma siete stupidi? Oddio! Mi sa che siamo fuori di testa. Ragazzi, io con voi non esco più. Ragazzi! Ti sei fatto male? Non vi preoccupate, il professore è di ferro. È caduto tante altre volte. Non si è fatto niente. Mi posso offrire un aperitivo. Pazzesco, hai visto quei ragazzi? E non hai visto ancora nulla. E che se vogliono sentire che importante, sono viziati. Singolarmente, questi ragazzi non sono nessuno, hanno paura anche della loro ombra. Infatti insieme sono branco. Che facciamo? Ce ne andiamo? Andiamo. Che hai fatto la foto? Ma chi? A quello che ha trovato il portafoglio. Ma perché dovevo fare la foto? Mago, ma l'unica cosa buona che tutto sto gran cosa così non gli fai la foto. Ma che fotografo sei? Non lo sai, Gregorio. Sì, va. Ai tuoi figli non ci hai pensato? In futuro devi contare fino a 10, ok? Le mani sulle donne non si alzano. Spero che l'abbiate capito. Ciao.
adesso dove andiamo, Greco? Dottor Greco. Vado al cinema giusto, una volta era vent'anni sto cinema, ora l'hanno aperto, mi spiace va a vedere che cinema fanno, vai. I picciriddi. Cosa sono i picciriddi? I bambini. Ah. Hanno la capacità di creare casine, cose, e poi alla fine socializzare. E io credo che noi adulti dobbiamo prendere esempio da loro. Hai ragione. Andiamo. Stasera al cinema fanno Solo, Il coraggio di non farlo, con Tony Morgan. Ciao amore, scusami. No, ho sbagliato, lo so, ma non è colpa mia, sai, i dita che me le devo tagliare. No, dormi Gioia, non lo so che... Sì, anch'io ti voglio bene. Scusami amore, scusa. Ma che fai? Ma chiami ogni 5 minuti tua figlia? Lo so. Sai, anche mio padre mi chiama sempre. Però ormai io lo so. E ogni tanto lo chiamo io, così lui è più felice. Sai come sono i padri. Una telefonata allunga la serenità. Ma dimmi una cosa, com'è la Sicilia? La Sicilia è bella. Se non sei siciliana, tu non lo puoi capire la Sicilia. E sei più tu dal nord, sei venuto a lavorare in Sicilia. E noi da sud andavamo a Milano a lavorare. Poi, voi uomini siciliani avete fatto la storia. Esempio, tu piglia Falcone, Borsellino, Padre Puglisi, dalla Chiesa, la Torre. Pensa che noi abbiamo anche un presidente della Repubblica che è siciliano. Ma poi più che bella, è dolce la Sicilia, vero? Ma non senti il profumo dei limoni, degli aranci, delle cose. Il siciliano è dolce. E come dirti? Hai presente il cannolo siciliano? Ha la sua crosta, capisci? Bella croccante. Ma delicata. Il cannolo si deve gustare. Il cannolo non lo devi aggredire. Ecco come sono i siciliani, dopo. Ah, dottor Greco. E chiamami Paolo. Senti, ma tu quando sei libera che fai? Ma Greco, che faccio? Vado a ballare. Io invece me ne vado al mare, mi levo le scarpe, mi arrotolo i pantaloni, mi seggo e mi metto i piedi al bagno. E mi leggo un bel libro di un noto scrittore, poeta siciliano, Vincenzo Cozzo, e me ne vado.